Poche auto elettriche e ancora meno torrette per ricaricarle. In Italia i soldi ci sono ma rimangono bloccati. 7 torri ecosostenibili per i delegati di Expo, in futuro saranno alloggi di housing sociale. 4 startup si aggiudicano FinTech Accelerator, l'iniziativa di Unicredit per giovani investitori. C'è chi a livello europeo ne aveva previste addirittura 135.000 entro il 2020, ma ad oggi di punti di ricarica delle auto elettriche nel nostro paese ne sono stati realizzati meno di 3.000. Eppure, secondo la risoluzione europea del 15 aprile scorso, l'Italia entro il 2020 dovrà garantire ai veicoli elettrici di circolare nelle città e in altre zone densamente popolate. Macchine ad energia verde che, secondo i calcoli dell'Unione Nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, negli ultimi 10 anni hanno raggiunto le 3.000 immatricolazioni. Un dato che risalta anche della scarsità dei punti di ricarica, il principale incentivo all'acquisto di un'auto ad elettricità. Il Ministero dei Trasporti parla di 2.500 punti di presa a livello nazionale, escluse alcune regioni che ancora non hanno comunicato i dati. Pochi, se si pensa che con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, previsto nella legge 134 del 7 agosto 2012, viene predisposto un apposito fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il piano era pensato per realizzare l'infrastruttura per la ricarica dei veicoli, ma di tutti quei milioni ad oggi ne sono stati stanziati solo 5, senza che nessuno ne abbia ancora veramente visto un euro. Perché il bando a cui le regioni hanno partecipato per l'assegnazione dei fondi approvato all'inizio di agosto dalla conferenza Stato-Regioni è ancora in attesa della firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una firma che permetterebbe di sbloccare anche gli altri 45 milioni previsti dal Piano Nazionale, risorse preziose non solo per le economie regionali ma anche per la qualità di vita dei loro cittadini. Un quartiere a emissioni zero per Expo 2015, 7 torri per 397 appartamenti destinati a ospitare gli oltre 1.300 delegati dei paesi partecipanti e che al termine dell'esposizione verranno trasformati in alloggi di housing sociale. È il villaggio Expo di Cascina Merlata che sta sorgendo di fronte al polo fieristico di Roppero, un'operazione da oltre 130 milioni di euro. Gli investimenti complessivi sono abbastanza ingenti. Basti dire che solo questo di housing sociale è di 137 milioni di euro e che tutte le urbanizzazioni che verranno ultimate per marzo come prima fase sono circa 60 milioni di euro. Poi ci sono gli investimenti di chi ha comprato da noi le volumetrie che si aggiungono. Gli appartamenti progettati secondo i più avanzati principi di sostenibilità ambientali sono dotati di smart TV e wifi gratuita. La progettazione degli interni è stata affidata al Politecnico di Milano che attraverso un contest a livello internazionale ha coinvolto 500 designer. Tutto il quartiere è stato realizzato su concorsi, quindi siamo partiti dal master plan per poi scendere sugli edifici. In modo particolare nel quartiere dove siamo oggi hanno partecipato a un concorso molti architetti, di questi architetti ne sono stati selezionati 6, 3 junior e 3 senior, che hanno realizzato gli edifici che oggi ci ospitano e che vi stiamo mostrando. Accanto alle torri, al termine dell'Expo, saranno realizzati altri 4 edifici con posti auto, spazi multifunzionali, lavanderia e palestra, che formeranno il più grande insediamento italiano di social housing. C'erano a vivere famiglie per una tipologia di housing sociale, sostanzialmente divise in 3 grandi categorie di contratto, affitti a lungo termine, rent to buy, come si dice oggi, o parte di futura vendita, e acquisto diretto. Quantai, Quocchi, Social Bulgard e Wallet Saver sono le start-up selezionate per partecipare a FinTech Accelerator, l'iniziativa organizzata da Unicredit per incoraggiare i giovani che vogliono investire sul loro futuro. Il programma è rivolto in particolare alle attività di Financial Technology e mette loro a disposizione una serie di servizi per sostenerne lo sviluppo e la crescita. Servizi che non sono solo di supporto finanziario, ma anche logistico, esperti che aiutano queste società a svilupparsi anche dal punto di vista organizzativo e anche dei contatti con il nostro personale tecnico e di banca, sia per supportarli dal punto di vista economico e di gestione aziendale che per valutare l'adattabilità e l'applicabilità delle loro soluzioni anche al nostro contesto. Le 4 start-up potranno usufruire di uno spazio di co-working nel centro di Milano, attività formative e di mentoring utili a definire la fattibilità economico-finanziaria del piano di business e un premio di 10.000 euro per sostenere la crescita. Sentiamo molto la responsabilità di guardare i giovani e quindi non soltanto di parlarne. E quindi oltre che sostenere queste iniziative guardiamo sempre con grande attenzione il mercato del lavoro in Europa, quindi in Italia ma anche altrove,
Ci piacerebbe non soltanto diciamo, con aspetti one shot, diciamo, fenomenologici, di essere di nuovo percepiti come una banca che è proiettata nel futuro, come una banca che dà grandissimo peso all'innovazione, all'innovazione di prodotto, all'innovazione della relazione tra le persone all'interno e all'esterno del nostro mondo. Natura dimezzata e risorse depredate, un pianeta allo stremo. Più occupazione puntando sul riciclo. Cultura batte natura per i turisti cinesi. È un pianeta allo stremo, depredato di risorse naturali e biodiversità, degradato negli habitat, sfruttato senza limiti, quello fotografato nell'edizione 2014 del Living Planet Report, il rapporto internazionale del WWF che alla sua 10ª edizione restituisce un'immagine allarmante del mondo in cui viviamo. Il rapporto dimostra che la nostra impronta ecologica sul pianeta sta aumentando. Questo significa che stiamo tagliando gli alberi più velocemente di quanto crescano, stiamo pescando più di quanto i pesci possano riprodursi, stiamo emettendo più CO2 di quanto le foreste e gli oceani possano assorbirne. Stiamo percorrendo una strada insostenibile, realizzando il sorpasso ecologico. Stiamo vivendo oltre la possibilità del pianeta e dobbiamo cambiare. We are living beyond the planetary boundaries and we have to change the trend. Dal 1970 ad oggi, in soli 40 anni, le popolazioni di vertebrati sono diminuite del 52% e la situazione peggiora se consideriamo solo le specie di acqua dolce, che hanno subito un taglio addirittura del 72%. Un mondo per il cui attuale stile di vita un pianeta solo non basta, ne servirebbero almeno 1,5 per soddisfare la continua richiesta di risorse. Diminuendo il ricorso alla discarica e implementando il riciclo dei rifiuti urbani, nei prossimi anni si creerebbero fino a 195.000 nuovi posti di lavoro. Secondo un'indagine di Altesis, rispettare le direttive europee sui rifiuti, differenziate e riciclo, significa triplicare il numero degli addetti, aggiungendo occupazione al settore. Non sono le mete verdi italiane ad essere le più ambite, battute da cultura, shopping e gastronomia. Lo rileva un'analisi condotta da Reputation Manager sulla web opinion dei cinesi in materia di turismo. Le più gettonate sono le mete culturali con il 46% delle rilevazioni, lo shopping con il 25% e la gastronomia con il 17%. Quelle a contatto con la natura si fermano invece al 12%. 20 mesi di tempo per rafforzare gli strumenti anticorruzione europei contro le attività illecite che ogni anno vengono commesse nel settore legno e per indagare le falle nell'attuale normativa comunitaria che favoriscono il traffico illegale di legname. In prima linea il PFC Italia, ente normatore nel settore foresta legno, che lavorerà a stretto contatto con gli altri, con l'Interpol nell'ambito del progetto TRIS.